rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo. I miei vecchi e i miei nuovi amici,
E qua abbiamo Carlo. Un applauso a Carlo per poter cantare. Carlo Salvatori è un signore che, vabbè, di origine di Lunano, ha avuto tanti ruoli di grande esperienza nella sua vita, è stato un dirigente della IBM, se non sbaglio, giusto? Ok, poi qua c'è questa si chiama Falconi Giovanni. Questo è il primo di maggio, è stata battezzata Falconi Giovanni, è stata per 2 o 3 ore, poi è diventata di nuovo Giovanna, anche perché insomma ce l'abbiamo una delle donne, se poi voglio dire ci è cambiata anche il sesso, no? Mi sembra una cosa. Si vede che non voleva una donna, dai, dopo ce lo spiegate. La Giovanna è diplomata in scienze sociali, se non sbaglio, ok? Bene. Qua abbiamo il bello, perché chiaramente, insomma, dopo Agostinto, che la trovi un altro un po' più bello, che è anche un po' più giovane soprattutto, no? Quindi è arrivato Fabio, insomma, non lo conoscevo tanto prima, insomma, ho imparato a conoscerlo in questo paio di mesi, un mese e mezzo, giù di lì. È una persona molto disponibile, una persona, secondo me, in gamba. E perito agrario, quindi porterà la sua esperienza in questo nuovo comune, quello di sicuro. Allora, qua c'è l'imprenditore, cioè, c'è tanti termini da spero per definirli, ma vabbè, si chiama Ezio e credo che lo conoscete tutti quanti, Salvatore Ezio. Imprenditore prima agricolo una volta, adesso è un commerciante di successo, insomma, svolge tante attività, è una persona che lavorerà 13, 14, 15 ore al giorno, insomma, è un pazzo scatenato, ecco. Allora aveva un po' di tempo e ho deciso anche di dopo che gli ho rotto un po' le scatole, di mettersi in lista. Gianluca Traversino, vabbè, è con noi da 5 anni, insomma, no? Ancora era piccolo praticamente, cioè si è rimasto un po' piccolo, però non posso, no? Se mai dopo ti pagherò una birra in più, dai. E vabbè, è operaio, perché non è che c'è da vergognarsi se qualcuno è operaio come Agostino, no? O come Sergio. Quindi penso che voglio dire comunque. Ci sono altre caratteristiche, insomma, che devono essere evidenziate per chi amministra un qualcosa che è di tutti, quindi il sapere e avere ben presente che appunto è di tutti e quindi l'onestà vuol dire di portare avanti delle idee, di portarle avanti per la collettività, per tutti quanti. Biagi Gosto. Gianluca, ho dimenticato qualcosa, no? No. Avessi che guardare. Perché sicuramente mi dimenticherò un po' di cose, dopo magari. Biagi Agostino, vabbè, vuol dire che è un operaio e fin lì ci siamo. Però c'è un signore che un qualche settimana fa mi ha detto una cosa su Biagi Agostino, che lui non la sa, adesso glielo dico adesso. E mi ha detto, se gli dai un pezzo di legno ti fa un mobile, tranquillo, c'è nessun problema. Se gli dai un pezzo di ferro ti fa una macchina o ti fa un macchinario, quindi adesso al di là dell'operaio probabilmente è qualcosa di più, oltre a aver fatto, insomma, partecipato all'attività sportiva di Lunano, insomma, in vari ruoli, il mitico portiere, insomma, via. Questo è la new entry del Mutino, quest'anno al Mutino siamo andati fortissimi. Evidentemente sentivano l'esigenza di entrare in comune per dire la sua. Dopo c'è un altro esponente anche dall'altra lista, quindi è evidente che era un terreno fertile, però insomma noi siamo riusciti a prenderne 2, quindi è evidente che siete stati più bravi. E Sergio Lucarini, che ha un anno da comunque un tot di anni, 18 anni, quindi è un lunanese ormai maggiorenne anche lui. E
Oh, se vedi qualcosa voi, io così intanto respiro un attimo, non è che è male, eh? Ecco tu, che rompe il ghiaccio. Buonasera a tutti, Luca appunto, penso che mi conoscete quasi tutti. Ho deciso di candidarmi a queste elezioni comunali senza nessuna ambizione né economica né politica, questo è sicuro. Ma mi sento in dovere di rappresentare tutti i cittadini che come me erano e sono rimasti delusi dell'operato dell'amministrazione uscente. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo perché sono convinto che abbiamo le basi per poter fare bene, bene, anche benissimo. Buonasera a tutti anche da parte mia, sono Monetti Fabio e io a dire la verità, quando in virtù del fatto che ho lavorato oltre un anno all'interno del comune, sono stato contattato, ero molto titubante. Poi così ho iniziato a frequentare le riunioni di questi ragazzi, ho visto che sono un gruppo coeso che crede nelle potenzialità del paese e ha delle buone idee per poter sfruttare quelle potenzialità che abbiamo e migliorare la situazione di tutti e del paese stesso. Quindi ho deciso di unirmi a questa lista, cambiare si può. Sono Giovanna Falconi, buonasera a tutti. Io avevo già partecipato nella precedente amministrazione comunque come minoranza e ho vissuto comunque i progetti che sono stati fatti, quelli che non sono stati fatti e sinceramente ho deciso di ricandidarmi di nuovo perché ci sono molte cose che mi piacerebbe cambiare e migliorare e comunque anche il paese. Sono l'unica donna, sono contenta di esserlo, visto nella precedente amministrazione era stato variato lo statuto che volevano praticamente l'introduzione di soli uomini, quindi vorrei dire la mia e vorrei partecipare. Io sono Salvatore Riccardo, sono un uomo piantano, a 20 anni ho fatto le valigie, sono partito, sono andato a Genova, Milano, Torino, poi di nuovo a Milano e ho ricoperto diversi impegni, diversi compiti nell'azienda dove ho lavorato, che era l'IBM. Sono stato un team leader di diversi progetti, ho fatto un'esperienza da manager negli ultimi 15 anni con un report di circa 40 persone, 40-50 persone. Sono stato scelto dall'IBM assieme alla Fiat per la fusione e per la creazione di una nuova società di informatica. Sono stato prescelto e alla fine sono diventato il manager sia del centro di informatica sia del centro di telecomunicazione, con un report di circa 50 persone. È stata un'esperienza favolosa perché negli ultimi 10 anni ho lavorato sempre con i giovani e lavorare con i giovani vi devo dire che è una cosa favolosa. Li ho istruiti, li ho fatti crescere, oggi li trovo tranquillamente nelle parti, nei database di informatici con la loro esperienza e è una cosa che mi riempie veramente di gioia. Quindi io voglio portare, ero, facevo parte assieme a loro della vecchia amministrazione, quindi vorrei portare la mia esperienza per migliorare questo comune, per cercare di in pratica di fondere certi servizi ma con caratteristiche di funzionalità e di fattibilità. Cioè eliminare, perché nell'azienda dove ho lavorato, oltre che guardare all'impegno delle persone, si guardava anche alla professionalità, al risparmio e all'efficienza. È questo che vorrei far raggiungere al comune di Lunardo. Buonasera a tutti, sono Enzo Salvatori e mettiamo un po' di pepe alla serata. Ho deciso di aderire al progetto della lista civica Cambiare si può per contrastare l'inefficienza
e la mala gestione dell'amministrazione comunale di Lugano. Nello specifico, subito al punto, iniziamo a parlare delle case popolari, della gestione delle case popolari. Le case popolari sono state, diciamo, i lavori finiti circa 2 anni fa, non sono ancora state consegnate, domani mi dicono che daranno le chiavi, daranno, ma il problema serio è che in queste case, il lavoro fatto nelle case popolari è stato fatto un lavoro assurdo dal punto di vista proprio di qualità, in un'amministrazione dove abbiamo ingegneri, abbiamo architetti, ci sono 2 tecnici comunali, amministratori di lungo periodo. È incredibile come nessuno abbia mai controllato, perché i risvolti si vedono ora, si vedono. Abbiamo delle case con le porte interne messe esternamente, già rovinate. Abbiamo gli scarichi dell'acqua piovana, le gronde, a cielo aperto, il comune ha dovuto intervenire con i propri operai, con l'escavatore per poter ripristinare lo scarico nella rete fognaria. Intonaci che sono come il burro, le scale rovinate, piove dai tetti. Quello che io mi chiedo, come mai nessuno ha mai controllato lo stato dei lavori, perché sicuramente nessuno ha mai controllato lo stato dei lavori per poter essere arrivati ad un punto simile. Questo, secondo me, è di una notevole gravità, anche perché il progetto delle case popolari nel centro di Lugano è un progetto di riqualificazione proprio dell'abitato, e il comune, ovviamente, l'interesse, il grande interesse del comune era che i lavori, sia a livello estetico che a livello anche proprio funzionale, fossero stati eseguiti in maniera perfetta. Per cui un altro punto che mi sento di criticare, che rappresenta un po' la mala gestione dell'amministrazione, è il fatto che la riscossione dei tributi, parliamo della riscossione dei tributi, il Comune di Lugano ha parecchi dipendenti interni. Il fatto che abbia dato in appalto a una società esterna, nella fattispecie Equitalia, la riscossione della tassa sui rifiuti, sinceramente lascia un po' perplessi, oltretutto provate a pensare anche alla gente che si vede arrivare le cartelle di Equitalia certamente non è che ti manda la cartella per farti gli auguri di Natale o di buon compleanno, quindi oltretutto con un aggravio di costi tra diritti e spese di notifica che variano, mi sembra, di 5-6 euro, forse anche più. Una cosa che si poteva tranquillamente fare all'interno del comune, si poteva gestire. La stessa cosa riguarda la riscossione e il calcolo dell'IMU, praticamente la riscossione dell'IMU data in gestione a una società esterna, Andreani, con un aggravio notevole di costi, considerato che il Comune di Lugano ha 2 tecnici comunali, considerato il fatto che non c'è nessun lavoro pubblico, non c'è nessun lavoro privato, di edilizia privata, quindi non è da dire che c'è un sovraccarico di lavoro, per cui l'operazione di riscossione dei tributi, l'operazione di riscossione dell'IMU e il calcolo dell'IMU si poteva tranquillamente fare all'interno dell'amministrazione comunale. Questo, secondo me, oltre a rappresentare uno sperpero di denaro, anche a livello proprio morale, non è proprio una cosa buona, per il semplice motivo che si parla tanto di eliminare le consulenze esterne, i carrozzoni esterni, però allo stato di fatto questo non avviene. Per quello che riguarda il discorso delle strade, le strade sono lo specchio del paese. Lugano ha delle strade che sono all'abbandono totale.
totale, strade all'interno del paese, strade esterne, vedi convento, castello, Cessi, Lupaiolo, cioè le strade sono dissestate completamente. Le strade dissestate sono sinonimo di comune dissestato, parliamoci proprio chiaro, parliamoci. Considerate che Lunano, come comunità montana, come paese della comunità montana, è il paese che è uno dei paesi che ha il minor numero, cioè come estensione, l'estensione è praticamente uno dei paesi più piccoli, quindi anche a livello di strade non è che ha una quantità di strade pazzesca da dover gestire e controllare. Veniamo a un altro caso di assoluta mala gestione e riguarda l'operazione del fotovoltaico. L'operazione del fotovoltaico io la conosco molto bene, la conosco molto molto bene, perché l'ho anche vissuta. Ora, il comune nel proprio volantino dice che l'operazione del fotovoltaico ha portato 160.000 euro. Un peccato che però nel programma che ha presentato, che ha depositato in comune, c'è anche sul sito, dica che quello che ha guadagnato al fotovoltaico è una somma di 70.000 euro una tanto. Quindi 70.000 euro nel programma presentato in comune, 160.000 euro nel programma del libricino, che secondo me è un libricino, un libro delle favole, secondo me è un libro abbastanza delle favole, dove c'è anche qualche bugia. C'è l'operazione del fotovoltaico, il comune non è stato in grado di portare avanti l'operazione per la realizzazione dei due impianti, non c'è riuscito, a differenza di altri comuni che hanno portato a termine l'operazione, ma non c'è riuscito semplicemente perché l'operazione è partita male dall'inizio, nel senso che hanno presentato dei prezzi di realizzo assurdi, altissimi, e le banche che devono finanziare tutto sono perché stupide, è ovvio che non avrebbero mai finanziato un progetto di quel genere. Non riuscendo a fare l'impianto fotovoltaico, hanno provato in tutti i modi, io mi sono permesso di portare un'azienda che fa impianti fotovoltaici, che ha fatto operazioni di questo genere con altri comuni, mi sono permesso di portare questa azienda, che ha fatto una proposta molto chiara all'amministrazione comunale, molto chiara. La proposta era questa: io ti realizzo i tuoi impianti, io te li realizzo, mi assumo tutti gli oneri di gestione, assicurazione, videosorveglianza, recinzione, tutto quello che concerne il lavoro finito. Il comune non deve fare proprio nulla, ovviamente io gestisco gli impianti per 20 anni, però garantisco al comune la somma di 120.000 euro l'anno per 20 anni. Questa società garantiva la somma di 120.000 euro l'anno per 20 anni al comune di Lunano. All'inizio tutti esaltati da questa proposta, da questa, se non che niente andava avanti, praticamente il comune risponde che l'operazione non è fattibile perché il bando era stato strutturato in maniera che non permetteva un'operazione di questo genere. Fatto sta che hanno rifiutato l'operazione. Io sinceramente dico onestamente, rifiutare un'operazione di questo genere è stata una follia assoluta, una follia pazzesca, perché è ovvio che se tu riesci a fare gli impianti per conto tuo, tu hai un introito di circa 400-500.000 euro all'anno che ti entrano per 20 anni, ma se non riesci a fare l'impianto per conto tuo, per problematiche più o meno varie, se non riesci a farlo e hai la proposta di una società che ha fatto operazioni di questo genere con altri comuni, hai la proposta di avere 120.000 euro l'anno per 20 anni, finiti i 20 anni,
lasciamo un impianto fotovoltaico al comune che sicuramente dopo 20 anni produrrà ancora energia, quindi il comune acquisiva anche gli introiti dell'energia prodotta dopo i 20 anni e i terreni su cui insistevano gli impianti fotovoltaici rimanevano ovviamente al comune. Era un'operazione fantastica, strepitosa, non mi sono mai capacitato del perché il comune abbia rifiutato un'operazione di questo genere, non mi sono mai capacitato fin quando non ho capito una cosa, e cioè che il comune di Lunano era legato mani e piedi a una società di nome Siquan, la quale Siquan ha praticamente gestito tutta l'operazione fotovoltaico, ha gestito l'operazione videosorveglianza, illuminazione a basso consumo, la società di servizi. Il problema qual è? È che la Siquan ha considerato il comune di Lunano come una vacca, come una mucca da mungere, capito? Perché? Perché se nella sola progettazione degli impianti che il comune non ha mai realizzato, si è fatto pagare una cifra assurda, folle, abnorme, credetemi, cioè fuori da ogni logica di mercato, cioè, cifre pazzesche, cioè, manco da dire, 200.000 euro, 116.000 euro di progettazione, robe allucinanti. Considerate che l'impianto delle pole alla Qualagna, che sono 5-6 megawatt, provate a informarvi quanto hanno speso di progettazione e rimarrete a bocca aperta rispetto a quanto ha speso il comune di Lunano. Io sul fatto un minimo di esperienza ce l'ho, perché ho fatto degli impianti fotovoltaici, il comune di Lunano, i due impianti erano circa 1 megawatt, 1000 kilowatt, io ho fatto impianti per 600 kilowatt, ho fatto, ok? Bene, io vi dico di progettazione, i miei poi sono 8 impianti distinti, quindi è tutta una pratica di progettazione, non sono arrivato a spendere 15.000 euro, ok? Per cui mi sembra la gestione del fotovoltaico è stata allucinante, cioè ha dell'incredibile, assolutamente dell'incredibile. La quale Siquan ha gestito anche il discorso della videosorveglianza. Bene, la videosorveglianza, cioè quello che ha speso il comune di Lunano, c'è qua nel libro delle favole, 43.000 euro, è una cosa pazzesca, ve lo garantisco, è pazzesca. Noi abbiamo fatto fare, io personalmente, ho fatto fare delle comparazioni a delle aziende, delle aziende del settore, a un perito elettronico. Per l'operazione che ha fatto il comune di Lunano, spendere 15.000 euro era già tanto, ma vogliamo esagerare, 20.000 euro. Bene, sono riusciti a spendere per la videosorveglianza 43.000 euro, è una cosa allucinante, ve lo posso garantire, ma ve lo dimostro, cioè non è che io lo dico così per fare del populismo o per cercare di plagiare qualcuno, cioè ci sono proprio dei dati chiari, ci sono dei preventivi, è una cosa pazzesca quello che ha speso per la videosorveglianza, oltretutto risulta che siano anche telecamere di scarsa qualità, che la registrazione di notte faccia anche fatica, che sia anche poco limpida, poco nitida. Veniamo anche all'impianto di illuminazione. Lunano ha rinnovato l'impianto di illuminazione, prima di tutto l'ha fatto con una tecnologia già superata, perché ha messo le lampade a basso consumo, quando sono anni che circola il LED, le lampade a LED. Le lampade a LED hanno una convenienza notevole rispetto a quelle a basso consumo, che consumano molto meno e durano tanto, tanto di più. Bene, noi abbiamo fatto fare ugualmente delle comparazioni. Il comune di Lunano ha speso 270.000 euro per rinnovare l'impianto di illuminazione. Cioè, non vi dico, cioè, sono cifre fuori da ogni logica, io mi assumo la responsabilità di quello che dico, cioè, non è che io sono qua per cercare di, io non voglio convincere proprio nessuno, nella maniera più assoluta, cioè, però è giusto che le cose si sappiano, perché dal libro dei sogni e delle favole tutto è facile, però ragazzi,
La realtà è ben diversa. La realtà è ben diversa. Con 270.000 euro, sapete cosa mi ha detto uno del mestiere che fa questo lavoro? Ha detto: io faccio l'illuminazione da Lunano a Carpegna e poi forse arrivo anche a Ponte Cappuccini. Cioè, per dirvi un dato, per darvi un dato. Quindi costi elevatissimi, da cui ne esce un quadro sconcertante, nella maniera assoluta. Veniamo al libro delle favole, dei sogni, ma anche il libro delle bugie, perché di bugie ce ne sono. Qui risulta che il Comune di Lunano ha speso 950.000 euro per la manutenzione straordinaria e strutturale del ponte della strada pedemontana, sarebbe il ponte della galleria. Li ha spesi il Comune di Lunano. Qui risulta che il Comune di Lunano ha speso questi soldi, ma il Comune di Lunano non ha messo un centesimo, non ha messo in questa operazione. Questa è un'operazione che l'ha fatta l'ANAS, e l'ANAS l'operazione della ristrutturazione del ponte, della sistemazione del ponte, l'avrebbe fatta a prescindere dal Comune di Lunano, dal Comune di Pian di Meleto. Cioè, questo è poco ma sicuro. Quindi non vedo come si possa mettere 950.000 euro per la sistemazione di un ponte che l'ha fatto l'ANAS, questo intervento, non è che l'ha fatto il Comune di Lunano. Un'altra bugia, un'altra grande bugia che sinceramente mi sento di criticare, è quella dove leggo: difendere e tutelare il ruolo dei comuni e della loro identità. Cioè, ma siamo tutti con le fette di salame agli occhi? Difendere e tutelare il ruolo dei comuni e della loro identità, quando pochi mesi fa si è cercato in tutti i modi, con una sciagurata operazione, di fondere il Comune di Lunano con altri paesi. Cioè, il Comune di Lunano, difendere la propria identità, ma Lunano non si sarebbe più chiamato Lunano, si sarebbe chiamato Montefeltro sul Foglia, per dire. Ma non è solo questo. Cioè, come si fa, dopo 2-3 mesi, cambiare completamente versione? Cioè, ora bisogna tutelare l'identità del comune. Prima non era assolutamente importante, perché comunque sia, andava fatta questa fusione a prescindere. La fusione andava fatta a prescindere. Io personalmente sono poi rimasto allibito, ma veramente allibito, quando sono venuto a conoscenza del fatto che, dopo che la Siquan ha munto in tutti i modi le casse, ha munto in tutti i modi il Comune di Lunano, bene, il Comune di Lunano ha portato avanti un'operazione che ha dello strepitoso, del fantastico. Qui si sono ben guardati da dichiararla. Ma sicuramente, probabilmente si sono dimenticati. Io credo che l'abbiano volontariamente omesso, anche perché si tratta di un'operazione straordinaria, non di un'operazione ordinaria. E cioè, il Comune di Lunano ha acquisito delle quote della SIQUAN. La SIQUAN è una società, come dicevo, una società di servizi. Ha acquisito delle quote, e fin qui nulla di strano, no? È diventato il socio di maggioranza relativa, nel senso che è il socio con la partecipazione più alta, ha il 7,28%. Il problema è che ha acquisito le quote di una società assolutamente altamente indebitata. Non per niente, dopo qualche tempo, la Siquan ha portato i libri in tribunale, ha fatto richiesta di concordato. Il Tribunale di Ancona ha rigettato l'istanza di concordato, motivandola in questa maniera: la Siquan è una società pubblica e come tale non può fallire. Per cui i dissesti e i disastri provocati, e quindi gli importi per quello che è il debito, saranno a carico dei soci. Il problema è che il debito, per ammissione dello stesso presidente della Siquan, supera abbondantemente i 5 milioni di euro. I 5 milioni di euro, e per la quota che ha Lunano in pancia,
Si parla di cifre che vanno dai 380, 400, 500 mila euro, nessuno lo sa questo, oddio, lo sanno certamente, però si parla di quote che sono grosso modo a questo livello. Operazione assurda. Da un'operazione strepitosa come quella del fotovoltaico, perché l'intuizione l'aveva avuta l'amministrazione, questo va riconosciuto, l'intuizione l'aveva avuta l'amministrazione di fare gli impianti fotovoltaici e gliel'aveva dato atto, gliel'aveva dato. Da lì è stata una debacle pazzesca, pazzesca, è stata una cosa allucinante, credetemi, allucinante. E io quando sento dire che cioè, il comune è stato amministrato bene, che il bilancio è perfettamente in ordine, che tutto è a posto, cioè, a volte veramente cioè, viene quasi da ridere, perché dici ma ci credono veramente? Ci sono, ci fanno, perché ti viene veramente da domandartelo questo, nella maniera più assoluta. Comunque io sono qua, di quello che dico mi assumo le responsabilità nella maniera chiara, tutto quello che noi diciamo e tutto quello che ho detto sicuramente cioè, c'è la documentazione di tutto, dalle misure camerali alle sentenze del tribunale, ci sono i business plan dell'azienda che voleva rilevare gli impianti fotovoltaici, ci sono i contratti, c'è il contratto che non è mai stato firmato, che proponevano, cioè io ho tutto documentato, per cui io non sono qua per cercare di fare del populismo, nella maniera più assoluta. Detto ciò, noi siamo per un cambiamento radicale della vita amministrativa, Noi siamo contro quel falso buonismo per cui tutto deve essere bello, tutto deve essere sereno, tutto deve essere gioioso, tutto deve essere condiviso. Noi siamo per la sostanza, noi siamo per la concretezza dei fatti, credetemi, siamo realmente per la concretezza dei fatti. Non ci interessano assolutamente gli slogan, nella maniera più assoluta. Siamo per un nuovo modo di concepire la politica, veramente siamo per un... cioè il nostro è un modo nuovo di concepire la politica amministrativa del paese. Per cui abbiamo le idee assolutamente chiare, ma nella maniera più assoluta abbiamo le idee assolutamente chiare, siamo estremamente decisi nel perseguire i nostri obiettivi. Detto ciò, se volete, noi ci siamo. Grazie. Chiaro che voglio dire la sostanza che ha tirato fuori Ezio, insomma, sono i motivi, chiaramente lui è partito a spada tratta, per cui la mia scaletta si può andare a far benedire, però a parte quello è uguale, non cambia assolutamente nulla. E, però la sostanza delle cose, voglio dire, sono state abbastanza annunciate, ne mancano altre, poi adesso magari le riprenderemo. Ma, adesso volevo fare un'altra cosa, volevo alleggerire un po' quello che è stato detto, perché chiaramente noi abbiamo andato alle case, mi sono permesso, tra virgolette, voglio dire, in realtà l'ho firmato, ho messo il mio nome sotto, però chiaramente è stata scritta un po' da tutti quanti, no? E non volevamo fare il solito programma che intanto un elenco di cose da fare che vengono fatte, non vengono fatte, spesso non vengono fatte, per cui ci sembrava una cosa un po', insomma, un po' vecchia, un po' superata. E noi ci siamo perché logicamente questi sono i motivi per cui ci siamo, cioè non è che c'è da andare a cercare qualcos'altro, è logico che il mondo, giustamente come è già stato detto più volte, il mondo fatato, insomma, se è fatato è bello, però siccome che non è proprio così fatato, quindi è opportuno che qualcuno dica che non è così, poi siamo qua per aggiustarlo, insomma, perché chiaramente la nostra intenzione è quella, non è intenzione di dover litigare, di dover fare cose sbagliate, di dover perseguire per invidia qualcun altro,
e noi ci proponiamo per quello che siamo, il 25 voi e tutti quanti noi andiamo a votare, ci sarà un'espressione di voto, il 26 uno ha vinto, uno ha perso, per cui se abbiamo vinto faremo quello che in parte, queste sono le motivazioni, adesso arriviamo anche alle proposte, quindi adesso diremo quello che faremo anche. E noi ci proponiamo per quello, ma senza, con la massima tranquillità, cioè il 26 se abbiamo vinto siamo contenti di aver vinto, la mia moglie mi ha detto tanto io ho perso uguale, che te vinci o perdi, tanto io ho perso uguale, perché per ovvi motivi, voglio dire, è stata una scelta prima condivisa in casa, con mia moglie e con i miei figli, e quindi le ragioni sono ben visibili e che avete ascoltato tutti quanti. Ci sono altre motivazioni, però vorrei alleggerire, cosa vuol dire, nel senso passare a qualche proposta, perché mi sembra che bisogna essere ovviamente anche costruttivi, no? Al di là delle cose abbastanza ovvie, di quelle che mancano, delle strade che c'è, le buche, insomma, qualche zona in un anno che non è proprio trattata nella stessa maniera come magari altre, per cui, che ne so, finita via Roma, dall'altra parte, insomma, le luci non sono state cambiate, mancano anche un po' di lampioni, a parte le ovvie buche che sono dappertutto, insomma, non sono riusciti neanche a chiuderle adesso alla breccia con l'ultima operazione, chiaramente di campagna elettorale. E al di là di quello, però, logicamente c'è qualcosa di più sostanzioso. Noi pensiamo, chiaramente non prenderemo il voto da qualche dipendente comunale, però insomma non è che con questo dobbiamo conquistare per forza tutti, no? E noi vogliamo partire da qui dentro, noi pensiamo che qua dentro ci sia da fare un po' di lavoro, pensiamo che c'è tanta gente brava e questo è fuori discussione, però alcune cose vanno gestite sicuramente meglio. E partiamo dal concetto un po' dell'efficienza, nel senso che prima si è parlato di incarichi esterni, di Andreani, piuttosto che di Equitalia, quindi lavori che tranquillamente potevano essere fatti internamente. Questi logicamente portano a un costo, portano a uno spreco, no? Quindi gestirli in maniera diversa significa risparmiare dei soldi. Se si risparmiano dei soldi, quantomeno si possono chiudere le buche, oppure si possono fare delle scelte diverse, si può venire incontro a quelle che sono delle esigenze che vediamo un po' tutti quanti, tutti i giorni, che però magari ci si presta davvero poca attenzione. Con questi risparmi di sicuro si può andare incontro, voglio dire, a qualcuno che ha qualche difficoltà in più in questi mesi, in queste settimane. E sia le famiglie sia, voglio dire, anche però delle aziende, perché chiaramente se uno riesce a ridurre le tasse a qualcuno avendo quei soldi provengono da risparmi, penso che sia davvero un bel successo. Quindi questa è di sicuro una delle prime cose che andremo a fare, perché a parte che pensiamo che ci sia una situazione abbastanza strana, nel senso che sappiamo che ci sono dei dipendenti che fanno gli orari che vogliono, non credo che sia una cosa molto, molto sana, insomma, anche come esempio da dare all'esterno. E quindi questa è una delle prime cose che vorremmo fare. Poi, al di là di fare gli elenchi, di mettere in sicurezza le strade o altre cose, penso che questo sia davvero importante, perché questo ci dà la possibilità anche di rivedere un po' e di studiare un po' più a fondo quello che è la distribuzione delle imposte, come vengono gestite, come vengono fatte, e di conseguenza mettere mano a questo. Poi pensiamo che non sia stato fatto un buon lavoro con i beni del comune. Il comune ha a disposizione tutta una serie di beni, anche qui abbiamo delle proposte concrete, nel senso che io vado sul convento tutte le mattine col cane, a me mi piace, che voglio dire, il convento al massimo ci si va alla messa di San Francesco per prendere 700 euro al mese, quindi 9.000 euro all'anno. Penso che si possa recuperare diversamente, cioè basta un po' di impegno, insomma.
penso che possa essere dato l'utilizzo di un bene storico, che poi tra l'altro è l'unico bene storico diciamo di una certa rilevanza, che il convento possa essere gestito magari da un gruppo di giovani di Lunano, come tra l'altro il campo sportivo, come gli impianti sportivi, invece di magari regalarli più o meno alla gestione esterna. Penso che si possa fare davvero qualcosa di meglio che vada a beneficio prima di tutto dei cittadini di Lunano e se entra qualcosina anche delle persone di Lunano, dei giovani di Lunano, perché alternative e promesse di lavoro penso che non è che se ne possano fare tante, però magari sfruttare meglio quello che abbiamo, questo di sicuro quantomeno dà un po' più visibilità al nostro paese, dà un po' più visibilità, voglio dire, alla gente e effettivamente la fa partecipare in maniera un po' più attiva al paese. Visto che tanto ormai abbiamo sballato un po' tutta la scaletta che ci eravamo proposti, e è stato parlato del fotovoltaico, è stato parlato di Siquan, è giusto completare il percorso di quell'operazione, perché sono state citate cifre giustamente nel programma che è stato inviato dalla lista numero 2, errate, perché le cifre per loro stessa missione in due posti diversi hanno scritto le cifre diverse, quindi una delle due di sicuro dovrebbe essere sbagliata, se hanno incassato 160.000 euro o 70.000 euro, ma in due posti diversi nello stesso programma ci sono le cifre diverse. Una cosa che Ezio prima non ha detto è che nel frattempo questa operazione è stata messa in piedi anche attraverso una società con capitale sociale di 10.000 euro che si chiama Lunano Energia Futuro, capitale sociale messo interamente dal comune. Questa chiaramente aveva una funzione ben precisa, che era quella di gestire gli impianti fotovoltaici. Vorrei dire che alcuni soldini sono stati sprecati anche lì, perché chiaramente è stata messa in piedi questa società, c'è stato messo dentro 10.000 euro di capitale sociale. Mi pare che nel 2010 c'è una delibera di giunta dove vengono dati per rimborsi vari comunque 7.500 euro. Nel 2011, se non sbaglio, guardando quel poco che si possa vedere, veramente ho fatto una richiesta ben specifica, ma i documenti non sono ancora arrivati, arriveranno sicuramente forse magari dopo le votazioni, ma adesso conta ben poco. Però visto che in un anno ad esempio sono girati almeno 43.000 euro di ricavi e 38.000 euro di spese, mi pare. Quindi sarebbe opportuno sapere anche che cosa c'era dentro. E questa società è stata aperta 4 anni, è stata chiusa l'anno scorso, nel 2013, facendo dei conti proprio così alla carlona, perché d'altra parte non avendo nessun numero è difficile farli, però tra capitale sociale, questi soldi che c'è una delibera di sicuro, quindi sono passati lì, la gestione amministrativa di 4 anni, la chiusura, quindi dal notaio ci si è passati minimo 2 volte, di sicuro 30.000 euro sono partiti così, insomma, senza ombra di dubbio, o gira intorno, insomma. Quindi gli sprechi, al di là dei lavori non fatti, insomma, ce ne sono stati davvero tanti, consistenti, insomma. Poi, ripeto, è girato anche un certo numero e una quantità, voglio dire, sia di costi che di ricavi, e sarebbe opportuno, voglio dire, chiarire che cosa c'è passato lì dentro. Questo per completare, per chiarezza, tutta l'operazione fotovoltaica, quindi Siquan, soldi che non sono entrati, società aperte e chiuse, soldi, insomma, nostri, che sono stati in qualche modo, voglio dire, sicuramente utilizzati male. All'inizio ho detto cambiare si può, spero che alla fine diventi cambiare si deve, perché cambiare si deve, è ovvio che cambiare si deve, perché insomma non vedo come possa essere giusto, voglio dire, dare un altro mandato a questi amministratori uscenti, che insomma tutto quello che abbiamo detto è assolutamente vero. Tra l'altro abbiamo fatto anche una mail, quindi chi è che vuole approfondire il discorso, chi vuole la documentazione, si chiama cambiarelunano@libero.it. Quindi chiunque ci scrive, non in maniera anonima perché chiaramente non rispondiamo, però ci dice chi è, che cosa vuole, che cosa gli serve,
e ovviamente siamo ben disponibili a rispondere e a fornire tutta la documentazione. Parlare di programma, ripeto, dopo queste cose qui mi sembra abbastanza diciamo riduttivo, perché se il mondo che avevamo immaginato, in qualche modo ci avevano presentato ieri sera, era effettivamente quello, onestamente noi non eravamo neanche qua stasera, no? Perché se vivevamo in un paese così, così straordinario, insomma, non c'era nessun motivo, voglio dire, per il quale dovevamo essere qui a imbattirci per del tempo e a fare sta serata, a farne altre, a vederci, a scrivere qualcosa, a esprimere dei pensieri. Quindi penso che le motivazioni siano chiare, insomma, siano ben precise. Cioè, non siamo persone che siamo qua perché dobbiamo sistemare dei figli, dobbiamo, non so, abbiamo un terreno agricolo che deve diventare edificabile, perché ieri sera ad esempio ho sentito che sarà rivisto il piano regolatore entro un anno. Io mi auguro che si riveda il piano regolatore per togliere i terreni edificabili e rendere agricoli. Mi auguro, perché tanti di case costruite in costruzione e lotti edificabili ce ne sono, non credo che serva a rivedere il piano regolatore per qualcos'altro, insomma. Non so, non vorrei far polemiche su presentazione di ieri sera, ma ieri sera ho sentito che qualcuno sobbalzava dalla sedia perché era il comune meno indebitato, perché, cioè, io stasera non riesco a stare seduto, viene da sobbalzare dalla sedia perché c'è sta spada sopra della Siquan che forse o non forse i giudici dicono che non vogliono far fallire le SRL partecipate esclusivamente da società pubbliche, quindi da amministrazioni. E se così è, non se così fosse, se così è, perché ci sono sentenze del 2013, non di 20 anni fa, che dicono questo, significa che i soldi sono quelli, 728 moltiplicato per 5 milioni d'euro fa 360.000 euro. E quella cifra è già superata abbondantemente. Queste sono le motivazioni perché occorre cambiare, queste sono le nostre motivazioni, il nostro punto di partenza. Quindi ce ne sono davvero tante, ce ne sono davvero tante, e poi basta, poi delle motivazioni non ne voglio più parlare, perché poi sembra che è solo una critica a quella che l'amministrazione scelte, però d'altra parte non è che potevamo far finta di niente, no? Noi vorremmo davvero valorizzare i beni del comune. Tocca fare un'altra critica per forza. Qua sotto è stato deciso di sistemare al meglio la guardia medica. Benissimo. Era stato individuato però un altro fabbricato. Era stato individuato un fabbricato che è il piano terra delle case popolari. Piano terra delle case popolari chiaramente è un unico, è un piano terra, insomma, no? È già stato detto, quindi voglio dire. Però per l'attività che deve essere fatta, cioè guardia medica, è chiaro che uno della guardia medica quando sta male, no? Cioè andare dalla guardia medica nel locale ristrutturato qua sotto significa andare al secondo piano. Significa fare le scale, oppure entrare al piano terra, sedersi su una sedia e poi andare sul piano di sotto. Poi diranno loro che hanno predisposto una piccola stanzetta anche di sotto per l'urgenza, eccetera, eccetera. Però sta di fatto che già è un locale comunque sia già limitato, insomma. Quando, ripeto, era stato individuato un locale alle case popolari che dava la massima disponibilità e secondo me rappresenta anche un po' più il centro, voglio dire, di Milano.
Alle case popolari è stato dimenticato una cosa, tra l'altro, prima dell'esposizione di Ezio. Oltre ai lavori, voglio dire che sono stati fatti come sono stati fatti, questo non c'è bisogno di nessun commento perché tutti quanti abbiamo gli occhi per vedere, e forse non tutti sanno che però quando è stato realizzato il piano ultimo, praticamente dove una volta, per chi conosce, tanto siete tutti giornali, quindi conoscete perfettamente, quindi di fronte alla chiesa, l'ultimo piano dove adesso è la mostra di fotografie della festa della castagna, credo, quindi si apre una volta all'anno, una volta c'era lo studio Valentini, quel piano lì doveva essere demolito. Quindi chiaramente dava una visibilità completamente diversa alle case popolari che chiaramente sono dietro, e le case popolari avevano una visibilità completamente differente, cioè se voi andate e fate l'ingresso principale delle case popolari, quindi la bella scalinata, guardate subito e girate subito alla vostra destra, vedete che le finestre del secondo piano, mi pare, si aprono direttamente, voglio dire, contro il muro, insomma, del secondo e del terzo piano. Chiaro che non doveva essere così. La risposta è stata perché i soldi sono finiti. Non può essere una risposta, questo è evidente, no? A ritorno un po' tutto il discorso, il concetto, voglio dire, espresso prima da Ezio, che chiaramente il controllo è stato quello che è stato, insomma. Oggi abbiamo recuperato un documento che ci ha dato, voglio dire, un tecnico che ha partecipato a questo bando, che è dei comuni, che è della vallata del Metauro, per la videosorveglianza, che sono i comuni di Urbani, Fermignano, Peglio, Sant'Angelo, Mercatello, e Borgo Pace, Piovico, Apecchio, e il sistema informatico che poi viene realizzato a Urbania. E è semplicemente per darvi un numero, per ricordarvi, voglio dire, quei 43.000 euro spesi per le 5-7 telecamere della videosorveglianza di Lunano. Qua parliamo di comune di Urbania, adeguamento telecamere esistenti 2, nuove telecamere 3, poi tutto quello che serve, vuol dire, per gestire eccetera eccetera, 8.900 euro, e così si va avanti. Fermignano più o meno la stessa cosa, 8.900 euro, quindi parliamo comunque di 3, 4, 5, 6, 7, 8 comuni più la centralina che deve venire a Urbania, quindi un sistema che praticamente ogni comune controlla le proprie telecamere, poi c'è un raccordo a Urbania di tutto il sistema, quindi un'ulteriore regia, un ulteriore controllo. Tutto questo bando a ribasso parte da un prezzo di 61.000 euro. Non abbiamo speso 43 per 5 telecamere, mi pare, che tra l'altro chi è che si intende dice che sono anche piuttosto scarsi, insomma. Questi sprechi, voglio dire, io penso che non se li possa più permettere nessuno, no? Adesso non entriamo sul merito da dove vengono, come possono succedere queste cose. Però è chiaro che nessuno si possa più permettere, voglio dire, di buttare via i soldi. Anche perché i soldi non è che di qualcun altro, no? I soldi di tutti noi che tutti i giorni, voglio dire, andiamo a lavorare, tutti i giorni torniamo a casa, siamo più stanchi, meno stanchi, arrabbiati, eccetera, eccetera, poi tocca pagare anche le tasse, no? E poi chiaramente vedi queste cose vedi, fanno, non è che fanno arrabbiare, fanno imbestialire, perché chiaramente, voglio dire, cioè io sono qui perché primo uno è onesto di fondo, ma penso che se c'è un euro da amministrare, se non viene dalle mie tasche, vuol dire che è di qualcun altro, quindi devo avere la massima responsabilità di come gestirlo e di gestirlo al meglio. Quindi noi nella lettera, a un certo punto, c'è chi è più chiaro perché abbiamo cercato all'inizio di indicare quali sono praticamente le cose che ci uniscono, e quindi ci abbiamo ragionato un pochino sopra e abbiamo cercato di scriverlo al meglio per quello che poteva essere in una pagina.
volevo chiudere con l'ultimo passaggio, che è quello che comunque c'è, che è indicato, voglio dire, anche sulla nostra lettera. Il nostro è un progetto chiaro che prevede un anno fuori dalle vecchie logiche dei partiti e accende la speranza di rendere il paese più vivace, virtuoso e solidale. Una sfida per un nuovo modello di amministrazione snello, efficace e moderno. Questa è una conclusione che, alla luce, voglio dire, di quello che sentiamo, penso che sia la conclusione più corretta, ovviamente, e quello che pensiamo noi, insomma. Noi vogliamo il voto per questo, cioè chiediamo il voto del 25 per fare davvero qualcosa un po' di diverso, di uscire da quella logica dei partiti e di uscire da quella logica di società create. È un esempio emblematico, voglio dire, da sei quanti di quelle società che vogliono fare, vogliono gestire, vogliono, e chiaramente una cosa che costa 10 poi alla fine costa 50, no? È ovvio che per fare delle cose occorre la professionalità, però una cosa che costa 5, costa 10 non può arrivare a costare 50, perché vuol dire che gli altri 40 ne sono buttati via, questo è garantito, questo è scontato. Cioè, io penso che l'esempio del fotovoltaico deve essere chiaro a tutti quanti, cioè Lunano, ieri sera è state misurate come sfighe, ma Lunano fondamentalmente non ha fatto il fotovoltaico perché costava troppo, perché le banche non l'hanno finanziato. Ezio ha fatto il fotovoltaico, io ho fatto i piani di fotovoltaico, ho preso due finanziamenti, e l'esempio è questo. Io no. Come faccio a essere credibile se vado in banca, presento un business plan dove praticamente i miei tempi di rientro sono 6-7 anni, quelli che sono, e poi ce n'è un altro che vuol dire che è ben più lungo. Chiaramente la banca fa le sue valutazioni ed è logico che alcuni business plan li respinge e di conseguenza non vengono finanziati. L'esempio pratico che veniva fuori in quegli anni lì era: io compro una macchina, a me costa 10.000 euro, tu hai un potere d'acquisto che è 10 volte più grande e tu la macchina la paghi 15.000 euro l'una. Non è possibile, no? È chiaro che, voglio dire, c'è qualcosa che non può tornare. E questo ha determinato l'insuccesso di quell'operazione. Questo ha determinato che a Lunano mancano 200.000 euro all'anno, tagliati, voglio dire, è già investimento, anche seppur alto che era. È chiaro che 200.000 euro all'anno ci si poteva permettere di fare qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di operazione, qualsiasi tipo di investimento. Per il territorio di Lunano significava, voglio dire, ogni anno fare qualcosa di nuovo, ribaltarlo, oppure permettersi di non far pagare le tasse a nessuno. Si poteva fare anche una scelta del genere, o almeno alcune imposte di sicuro. Sottolineo questo aspetto perché, voglio dire, è stato un passaggio che è irripetibile. È un treno che, c'è il detto, è passato il treno, l'hai preso, l'hai perso. Questo è il treno, è passato, ma è passato alla grande, è stato perso in maniera clamorosa. Quindi concludo, perché sinceramente sono anche un po' stanco. Non vedo, voglio dire, quali motivi, in maniera razionale, con quali ragioni, con quali motivi si possa mettere una croce sulla scheda e sulla lista numero 2. Cambiare si deve, il 25 non potete far altro che mettere la croce sulla lista numero 1. Grazie a tutti. Scusate, non sono disponibile anche delle domande, non c'è nessun problema, siamo qua, se volete. Un paio di domande, una per la mia TV e l'altra per il Movimento 5 Stelle. Volevo sentire qualche discorso da parte vostra per convincere.
succede che magari se io fossi stato a Lunano, così rimane un po' lontano da una certa classe politica, eccetera, eccetera. La prima domanda è semplicissima, l'ho fatta a tutte le liste che stiamo seguendo in questa zona con la TV. Voi, se doveste vincere, siete disposti, cioè avete nel vostro programma la possibilità di mettere online il comune, che sembra una stupidaggine, ma vuol dire comunque essere vicino al cittadino? Questa è la prima domanda, è sempre collegata a questa. Se siete disposti di tanto in tanto, quindi diciamo una volta ogni paio di mesi, eccetera, o quando ci sono delle decisioni importanti, di fare delle assemblee pubbliche con i vostri cittadini e sentire la loro opinione su delle decisioni, diciamo, particolarmente importanti, come diciamo alcune critiche che avete fatto, cioè da decidere insieme con i cittadini, quindi eventuali scelte che possono avere dei costi. Poi, se mi permetti, un'altra domanda, però intanto sentiamo questa risposta. No, sembra fatta apposta, grazie che l'hai fatta, perché chiaramente era uno di quei passaggi che volevamo fare, che poi, insomma, per un po' per emozione, un po' per varie cose è saltato. E è chiaro che, voglio dire, insomma, nelle motivazioni che abbiamo detto c'è sta fondamentalmente la trasparenza, quindi l'onestà di fondo, per cui mettere online, tecnicamente, voglio dire, poi ci abbiamo il maestro Coccardo, dopo ci pensa lui, l'importante è che il problema che è il suo, poi una volta che l'ha fatto il problema è risolto. Beh, quello certamente, insomma, non è che c'è niente da nascondere o non far vedere, per cui assolutamente sì, insomma, voglio dire, a me piacerebbe che la gente inizia, ma chiaramente è un problema degli amministratori, per cui non è un problema della gente, perché la gente, voglio dire, probabilmente c'ha altre cose, per cui bisogna farli interessare. Io fa 5 anni da minoranza, ai consigli comunali al massimo c'era una persona. Spesso e volentieri non c'era nessuno, ma al massimo ce n'era una. E quindi è logico che l'amministrazione deve provare a fare qualcosa per portare un po', voglio dire, di partecipazione, no? Anche perché, cioè, se c'è un'idea migliore della mia, io, cioè, l'ascolto e se sono convinto che è migliore, poi, voglio dire, è buona quella e non quell'altra, insomma, questo è scontato. E per cui serve la partecipazione, questo è evidente. Serve che, voglio dire, la gente in qualche modo si trovi i mezzi e i motivi perché devono esprimere la loro opinione, insomma. Poi, d'altra parte, credo che siano tutta gente abbastanza umile, serena e pronti ad ascoltare, voglio dire, quello che c'è di meglio, per cui ben volentieri. E onestamente non so come riuscire, voglio dire, a far partecipare la gente, probabilmente c'è da fare uno sforzo esagerato, nel senso che, voglio dire, probabilmente bisogna parlare, continuare a parlare, e forse, voglio dire, qualcuno magari si convince che se viene richiesta, voglio dire, la sua proposta, perché effettivamente la si considera importante, insomma, deve arrivare questo messaggio qui, perché sennò spesso e volentieri arriva solo esclusivamente stasera c'è una riunione, vieni che fai lì la statuina, tra virgolette, o comunque sia, riempi la sala, insomma, mettiamola così. Per cui il modo e il verso, voglio dire, di trovare, questo è l'obiettivo importante, ripeto. Io ho un'esperienza piccola, quella di fare 5 anni di minoranza, però sono rimasto stupito, effettivamente, voglio dire, che se fai il consiglio comunale c'è nessuno. Cioè, mi sembrava una roba abbastanza strana, non è che mi aspettavo un'affluenza come stasera, però che ai consigli comunali, che almeno ci sia 5, 10, 15 persone, mi è sembrato tutto molto strano, però dopo mi ha detto che funziona così. E sicuramente, voglio dire, bisogna che facciamo uno sforzo perché questo non accade, insomma. Comunque sia, qualcuno bisogna che si inizia ad innamorare. Facevi un'altra domanda? Sì, sì. Allora, cioè, ritrovare passione politica vuol dire, cioè, coinvolgere le persone vuol dire toccare i loro problemi. Un esempio, non so, riprendersi la gestione dell'ospedale,
senza fantasticare, ma quantomeno garantirsi alcune battaglie per avere un'ambulanza attrezzata, che sia per forte, non ha una pianta di meletro, non ha importanza, ma essere diciamo un attimino più sicuri che in caso di alcune patologie poter avere entro un quarto d'ora, massimo 20 minuti in ambulanza e non i 40 e per 8 minuti come può capitare. Immagino se qualcuno di noi ha un infarto, una donna che sta partorendo, insomma non è una cosa molto bella. Questi e mille altri argomenti che li ho sentiti nella famosa battaglia del no e del sì, tra l'altro, quindi la gente ce l'ha la passione dentro, ovviamente le persone sono rassegnate ormai, però c'è molta voglia di fare, la gestione degli anziani, le associare, le cooperative, cioè fare dei progetti impossibili, però la domanda è questa, cioè secondo me oggi come oggi in questi piccoli comuni non puoi fare nulla. Nulla, poco, puoi fare quelle cose che dici tu, cioè tagliare gli sprechi, eccetera, però avere risorse vuol dire lavorare in un contesto più ampio, infatti io ero a favore del sì, dell'accorpamento, ovviamente per motivi diversi da quelli che contestavi tu, ne abbiamo anche parlato, però cioè, secondo me è un'esigenza, è un obbligo, basta guardare dei comuni più grossi, ovviamente hanno più servizi, inevitabilmente, perché i numeri fanno, oltre anche dall'aspetto politico, si possono trovare sul territorio anche menti, si possono fare delle progettualità, richiedere dei finanziamenti europei, e occorre per forza di cose fare dei progetti più ampi, pensiamo al turismo, cioè, io ho fatto una ripresa per rappresentare per forte Pian di Mileto e Lunano, in un quarto d'ora di filmato ho ripreso tutto quello che c'è, allora cosa vuol dire? Che se lo vogliamo tradurre in turismo, non può essere, come si chiama la vostra fortezza, quella che avete lassù, insomma, non può essere il castello, devono essere i castelli, l'ufficio turismo secondo me dovrebbe essere a Mercatale, cioè hai capito? Questo perché? Perché se vogliamo avere i servizi, vogliamo riprenderci la gestione dell'immondizia, vogliamo togliere quelle porcherie che hanno fatto lungo la costa, tutte le municipalizzate eccetera, queste sono battaglie da fare, però battaglie che secondo me non si possono fare in comuni così piccoli. Quindi ci sono, nelle varie liste, io sto vedendo dei segni, perché a prescindere dai colori politici, vedo che ci sono dei giovani che vogliono cambiare davvero, stanno facendo delle commissioni per cui si appassionano, litigano tra di loro, io voglio fare questo, qualcuno magari vuole fare cose che non si riusciranno mai a fare, compreso anche cominciare a pensare un domani cosa ci si può inventare per avere nuovi posti di lavoro, allora la proposta che io vi faccio è questa, e qui la faccio come movimento. Cioè, fare dei gruppi di lavoro, a prescindere che voi siate un domani al governo o all'opposizione, fare dei gruppi di lavoro trasversali alla politica e incrociarsi con altre liste, quindi sanità, parlare di sanità e incominciare a coinvolgere la cittadinanza. Questa può essere una strada non fantasiosa, se si vuole si può fare questo e cominciare piano piano a far prendere coscienza alla gente e quindi piano piano cominciare a cambiare gradualmente, ovviamente. Cioè se ho afferrato il tipo di idea. Dai, a ragionamenti. Tutti ragionamenti condivisibili, questo è ovvio, adesso meritano, voglio dire, di vari approfondimenti, perché è chiaro che, voglio dire, non possono essere trattati così in maniera così veloce, insomma. Due battute soltanto, voglio dire, guarda, mi schiari accennato un po' al discorso fusione, sì, fusione no, insomma. Poi effettivamente un giorno, voglio dire, abbiamo scambiato due parole io e te, però restano poi delle motivazioni perché è fallita la fusione, insomma, vedo che c'è anche il sindaco di Belforte, però è ovvio che la fusione non è stata motivata, insomma, questo è evidente, insomma, no? Perché se non è stata capita, non è stata motivata e di conseguenza ha prodotto quello che ha prodotto, questo di sicuro. E lo sforzo che abbiamo fatto noi è quello di rendere partecipe l'ambiente, di rendere partecipe la gente, quello è stata una battaglia e sono fiero, voglio dire, che è stata fatta, perché se no passava in maniera insordina, voglio dire, quel referendum così che nessuno sapeva a cosa serviva, veniva
sponsorizzato che non serviva a nulla, per cui nessuno andava a votare, chi andava a votare votava per il sì, andava il 10%, il 20%, come è successo a Gio Montecchio, quindi i risultati poi erano ben diversi, insomma. E vuoi perché qua su magari un terreno un po' più radicato, le persone insomma, sono più attaccate, no? Alle proprie origini, per cui chiaramente la presa è stata un po' differente, però la mia non era una battaglia per il no, era una battaglia per dire che andiamo a votare, esprimiamo il nostro pensiero, primo, e la battaglia è stata fatta per far inserire in quella volta tutti in tre i comuni come proposta la regione, il fatto che la regione tenesse conto del referendum, perché poi se no magari non teneva conto neanche del risultato, così come c'è stata altra esperienza in Italia, per cui quello che è stato fatto, voglio dire, è stato fatto in questa logica. Poi è chiaro che c'erano persone ben convinte per il no, altri per il sì come partito preso, ma logicamente soli i 200.000 euro che arrivavano dalla regione, insomma, non hanno fatto breccia, insomma, tutto qui, per ciò che riguarda la fusione. Vedo che c'è anche il signor Tonino Salvatore. Volevo fare un saluto prima, da un pezzo, ma ha scombussolato tutto. Se permetti ti saluto adesso, faccio un saluto adesso. E ti volevo ringraziare all'inizio, ma lo faccio in questo momento, perché magari 5 anni fa sei stato la prima persona che mi ha spinto, voglio dire, in qualche modo a entrare in una lista. Oggi in maniera molto umile ne sei rimasto fuori. Hai deciso che, non che vuoi fare il pensionato, vuoi fare l'imprenditore tutti i giorni e tutto il giorno, per cui volevo spendere 2 parole per dire questo, per ringraziarti. Noi abbiamo finito.